Il mio consiglio è quello di vaccinarsi per coloro che, diciamo, sono indicati nella popolazione target più a rischio, cioè gli over 60, le persone che hanno diciamo, delle immunodepressioni, le donne in stato di gravidanza, i degenti delle CRA, gli operatori sanitari. Ad oggi, pur in un incremento significativo dei contagi, e pensiamo che questo trend continui anche nelle prossime settimane, per ora diciamo, abbiamo indici di ospedalizzazione molto bassi, il 2% in terapia intensiva, il 6% nei reparti Covid. Non vediamo, parlavo prima anche con i clinici, non vediamo adesso quadri clinici preoccupanti come polmoniti bilaterali interstiziali, che erano, diciamo, ciò che ci preoccupava di più rispetto alle prime ondate. Ai cittadini noi raccomandiamo che in alcune situazioni dove ovviamente è più facile il contagio, la mascherina sia comunque raccomandata. Insomma, speriamo diventi un'endemia, via, cioè speriamo pian piano diventi influenza e non il virus terribile che abbiamo conosciuto, bisogna stare allerta, eccetera. Mi pare che dai dati comunque continuino a diminuire i ricoveri. Quelli insomma gravi che abbiamo vissuto nelle altre ondate, noi monitoriamo e sempre vigili attenti a quello che serve fare per proteggere i cittadini, però insomma voglio guardare con fiducia le prossime settimane. Diciamo che stiamo lavorando insieme alla Regione, l'ASL, per fare in modo che questo rialzo, che insomma ci aspettavamo, che probabilmente avrà anche delle punte più avanzate, venga assolutamente preso con serietà. E quindi anche se l'obbligo della mascherina è parziale, raccomandiamo l'uso. In questo momento l'Emilia Romagna sta andando bene sulle vaccinazioni, quindi invitiamo tutti a vaccinarsi. Abbiamo già vissuto due inverni con il Covid, quindi sappiamo come si può affrontare e quindi lavoreremo con la cittadinanza. Adesso è ancora tutto sotto controllo, mi auguro che, diciamo così, rientriamo gradualmente sempre più in una dinamica di tipo endemico, come quella che succede tutti gli anni con le malattie da raffreddamento e l'influenza. E io mi auguro davvero che riusciamo anche a spingere molto sull'utilizzo degli antivirali per ridurre al minimo anche l'assenza degli operatori e comunque diciamo l'effetto del Covid anche sui pazienti che quotidianamente frequentano i nostri reparti.